Talea. Talea è la versatilità della Boiserie Libreria con funzioni acustiche. Che cosa significa? Significa che abbiamo voluto ridisegnare un oggetto, un elemento d'arredo che molto spesso nell'immaginario collettivo è una parete continua, un rivestimento da muro. Ne abbiamo preso una quota, ne abbiamo preso una porzione. E attraverso il segno del design di riuso che ormai avete imparato a conoscere, l'abbiamo fatta diventare una libreria componibile, realizzabile da soli in poco tempo e anche integrata con un sistema di mensolature che ne fanno un supporto ideale per ambienti come ingressi, come piccoli spazi riunione, come piccole sale d'attesa, ma anche per creare una soluzione continua di pareti attrezzate. La prima talea che vi presento è una talea che nasce dalla nostra esperienza più importante, più architettonica, che è proprio quella della parete acustica sonora. Una parete molto ingegnerizzata che noi utilizziamo proprio per auditorium, per sale riunioni, per ambienti collettivi dove è fortemente indicato e necessario ridurre appunto il riverbero nello spazio parlato. Attraverso queste piccole porzioni di parete e attraverso questa tecnologia mutuata, ecco che il nostro elemento lavorato con queste cave di risonanza diventa un elemento arredattivo, diventa un elemento elegante, morbido, con finiture lignee, con finiture in laminato. Qualcosa che ha a che vedere essenzialmente proprio con la possibilità di rendere una parete funzionale sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista acustico. Come dicevo, l'elemento è integrato, integrabile con luce diffusa, ovviamente a LED, in diretta, con un sistema di applicazione molto semplice che permette anche di rendere questa parete creatore di atmosfere. Superfici in legno e laminato che si coordinano con queste mensole che possono essere della stessa natura, della stessa materia, ma che hanno un elemento caratterizzante che è il segno. Il segno inclinato che contraddistingue un po' tutto il progetto Talea, tutti i progetti che conoscete di ILES e di comunque Schema Idea. Un segno inclinato 10 gradi che è ormai diventato il segno caratterizzante del nostro design, l'architetto Driusso, e che serve a rendere questo elemento molto più aereo, molto più leggero, ma sicuramente anche molto più integrabile con una volumetria che la stanza richiede oggi nell'arredamento moderno. E tre dimensioni in tre differenti misure, quindi una boiserie più profonda, una boiserie più alta, una boiserie più bassa, questo per dare la possibilità anche di integrare, come dicevo, l'elemento magari in contesti che possono essere più vicini alla zona soggiorno piuttosto che alla zona ingresso, piuttosto che alla zona di ospitalità. Non ci siamo voluti però far mancare anche una versione tessile. Quando pensiamo all'acustica pensiamo sicuramente al tessuto e proprio in questo tempo abbiamo sviluppato anche molti elementi noi dal punto di vista del benessere acustico, della correzione acustica, attraverso proprio un uso di tessuti saggiamente coordinati con nuance e con coloriture in un sistema di codici colore, il nostro schema code, che permette appunto l'integrazione di questi tessuti anche con i nostri sistemi parete o pavimento o comunque con tutto il sistema schema. Questa parete in tessuto, che viene quindi può essere realizzata con questi tessuti coordinati, avrà sempre la peculiarità di essere arricchita con mensole, con sistemi integrati luminosi, quindi aumenterà la sua quota di assorbimento acustico, ma diventerà più accogliente, più calda, per trasformare ancora una volta questa atmosfera in un ambiente, attraverso un ambiente forse più confortevole o forse coordinato più con il sistema di imbottito piuttosto che quello del pavimento. Ma c'è la terza che è sicuramente l'eccellenza del sistema Talea ed è la Talea ILES. È qui credo che
abbiamo a che fare veramente con la possibilità di vedere finalmente un pavimento, o anzi un parquet in legno, che si esprime attraverso una parete. Talea viene infatti realizzato con il nostro sistema ILES, con i disegni della famiglia ILES, e quindi con essenze del noce, con essenze del rovere smoked o del rovere naturale. E attraverso questo disegno, che ne fa un elemento decorativo altamente arredattivo, è sempre coordinato con sistema di mensole che possono essere lavorate in stessa essenza, ma possono essere lavorate in contrasto, dipinte, verniciate o come preferite, ecco che Talea ILES diventa il perfetto coordinamento di quello che è un sistema arredattivo che avrete sicuramente modo di riconoscere in tutto il progetto che oggi Schema Idea propone e che dà dei tavoli coordinati con le stesse finiture e infine un pavimento ILES. Quindi Talea è probabilmente oggi un nuovo vestito di quello che può essere intesa una boiserie. È una parete continua ma in realtà interrotta, tracciata, un segno sul muro che può essere un elemento architettonico, arredattivo, funzionale o ambientativo.